Ciao a tutti ragazzi, io sono Valerio. Io sono Lisa. Noi siamo Willy, siamo migliori amici e nel video di oggi approfondiremo questo argomento, ovvero l'amicizia tra maschio o femmina. Più nello specifico se è giusto o meno fidanzarsi con il proprio miglior amico. È un argomento che a noi sta molto a cuore, che ci domandate da sempre, da che abbiamo fatto praticamente il primo video. Noi due abbiamo iniziato la nostra amicizia non qualche mese fa, ma 10 anni fa, quindi penso che ormai siamo abbastanza esperti dell'argomento migliore amicizia tra maschio e femmina. E sembra una cosa che magari può essere facile, ma non lo è stata per nulla, proprio perché siamo di due sessi opposti. Noi due ci siamo trovati fin da subito, abbiamo legato in una maniera totalmente casuale, ci siamo incontrati per caso a una festa e da lì è nato tutto il nostro rapporto. È stato così intenso da spingerci qualche anno fa addirittura ad andare a convivere. Ora, tutte le persone che sentono questa cosa rimangono sconvolte, perché dicono: com'è possibile che un ragazzo e una ragazza siano solo migliori amici e addirittura convivano? Immaginate quanti coinquilini, quanti ragazzi vanno a studiare in altre città, vivono con persone che anzi sono addirittura sconosciuti e poi dopo magari diventano molto amici. Noi invece da subito eravamo migliori amici già da anni, avevamo tantissime passioni e obiettivi di vita in comune, quindi abbiamo deciso di vivere insieme e di raggiungerli insieme. Infatti, per chi non ci conoscesse o magari ci conosce poco, noi due studiamo all'università e studiamo anche di argomenti molto affini. Adoriamo fare video, ormai facciamo video da anni, siamo tra i più longevi che fanno video, ed è una passione che ci ha sempre accomunato e divertito, anche se entrambi facciamo l'università. A parte il fatto che ci troviamo bene, cioè ormai ci conosciamo davvero bene, quindi non riuscirei a immaginare, almeno momentaneamente, la mia vita in assenza di Luisa o comunque con altre persone, perché ormai la nostra vita si è così intrecciata che non riesco a immaginarla diversamente. La maggior parte delle persone, nel momento in cui vede due amici del sesso opposto avere un rapporto tipo il nostro o tipo qualsiasi altro rapporto intimo e stretto, arrivano un milione di domande, cioè diventa tipo un interrogatorio, e nella maggior parte delle volte tutto quello che dici non è la verità, perché stai nascondendo qualcosa di segreto, qualcosa più intimo di una semplice amicizia. Davvero io non riesco a capire come sia possibile che questa roba mi viene detta da sempre, ma non solo verso Luisa, con l'ambiente molto di più, ma da sempre, da che ricordo di avere delle amiche, mi hai fatto la domanda: ma ti piace lei? Ma ci stai provando? Ma è secondo i fini? Come se non potesse esistere un rapporto di amicizia tra due persone di sesso differente, come se per i ragazzi le ragazze dovessero semplicemente essere un oggetto sessuale, quando non è così. Una ragazza come un ragazzo, indipendentemente dal sesso, può essere interessante, divertente, gentile, avere molte caratteristiche che possono portare a volerla avere nella propria vita, ma non per forza come fidanzato a scopi sessuali. Ma una persona può arricchire un'altra in tantissimi altri modi, quindi davvero non capisco perché questa banalità e questo cercare di minimizzare un rapporto tra due persone come un qualcosa di sessuale e basta, come se fosse così definito dalla società e sarà così e basta. Ma non è vero. Secondo me tutto ciò nasce principalmente da due cose. La prima è che la maggior parte delle storie, almeno nel mio caso, mi è capitato spesso che da che ero amico con una ragazza capivamo che c'era un qualcosa di più e diventava un amore, ma non è sempre così. In alcuni casi noti delle caratteristiche che potenzialmente potrebbero piacerti come tua eventuale ragazza, ma anche caratteristiche che magari ti fanno capire che è meglio avere quella persona solo come un'amica. Questa è una cosa che secondo me ci hanno inculcato tantissimo, tipo tutti i film romantici, tutte quelle storie d'amore in cui si vede che i migliori amici finiscono sempre per mettersi insieme. Come giustamente lui ha detto, e io ci ritrovo tantissimo in questa cosa, una persona con la quale ti ci trovi così bene come amici, magari come fidanzato sarebbe un disastro, cioè proprio sarebbe un totale disaccordo, perché comunque l'amicizia non è la stessa cosa dell'amore, cioè l'amicizia può evolvere in amore, ma sono diversi come rapporti. Anche le cose che si fanno proprio da fidanzati sono differenti rispetto alle cose che si fanno da amici, e quindi non sempre questi due concetti devono andare di pari passo, ma noi vediamo proprio che tantissimo viene promessa come una roba: ok, siete amici, vi fidanzerete, se non vi fidanzate adesso vi fidanzerete poi. Che poi molte delle mie storie sono nate da una precedente amicizia, e anzi secondo me è anche la cosa migliore, ma se da questa amicizia non nasce l'amore e rimane tale, non ha senso forzarla, come dire. Questo concetto è una roba così strana per tutti quanti, che invece la risposta che si danno gli altri quando si pongono queste domande è: vabbè, o uno dei due è gay, oppure semplicemente uno dei due sta sotto all'altro e viene friendzonato. Il concetto della friendzone penso sia una delle robe più comuni quando si parla di amicizia tra maschio e femmina. Per forza uno dei due è innamorato e per questo continua ad essere amico dell'altro, ma l'altro
non ricambia lo stesso sentimento e quindi si rimane insieme per una forza di inerzia, diciamo così, o comunque per la speranza che prima o poi quello che friendzona si svegli e decida di far nascere quest'amore. Che poi spesso è così. In molte occasioni ho visto che magari un mio amico ci provava con una così tanto e veniva friendzonato da subito, ma a furia di provarci così tanto, alla fine quella ragazza diceva: ma scusate, perché deve essere mio amico? Ma è così gentile e buono, lo voglio come ragazzo. E quindi si può uscire dalla friendzone, non da subito, ma si può uscire spesso le persone nei nostri confronti, dato che c'erano così stretti ma amici, sono convinti che Luisa mi abbia friendzonato. Ecco, io non lo volevo dire la questa cosa. La potevi dire, il 90% pensa questo, in realtà no, sono io che ho friendzonato lei. Cioè, lei è innamorata di me, ma c'è poco da fare, non mi gusti, mi piacciono le sue amiche. Però in generale, la cosa brutta di quando uno è amico di un maschio o un maschio amico di una ragazza è sempre dover dare spiegazioni. Cioè, per esempio, anche dormire insieme, perché magari si vede un film insieme e si va a dormire, ci si addormenta nello stesso letto, è un motivo di scandalo. Cioè, un maschio e una femmina che hanno dormito insieme devono avere per forza fatto cose. Ma non siamo animali, cioè non capisco perché non si può creare questa tipologia di intimità, tra virgolette, innocente con un maschio e una femmina, senza che ci sia magari un secondo figlio. Sai, io cosa ne penso? Che purtroppo, per quanto quello che stai dicendo è molto giusto, sarebbe così se tutte le persone fossero, come dire, pure. Il problema è che spesso alcuni ragazzi fingono di essere solo friendly, poi quando capita l'occasione subito con le mani a toccare cose che non dovrebbero, a fare comunque azioni che non dovrebbero fare. Sempre perché la base è sporca, cioè la base è di delle persone che stanno utilizzando dei sotterfugi, stanno mentendo. Ma se invece, se ci fossero due persone sincere e tra virgolette pure, no? Che non hanno questo doppio fine così esplicito e così malizioso, non ci sarebbe nulla, ma nulla di male. Come per esempio noi possiamo dormire con nostro papà o col nostro fratello, stessa cosa potrebbe essere dormire col proprio migliore amico. Il problema è proprio questo, che nessuno sa realmente chi ha di fronte se non lo conosce davvero molto molto bene. Anche in alcuni casi sanno persone manipolatrici che sanno far credere così bene alcune cose e poi ti trovi fregato ugualmente. Secondo me questo è uno dei motivi alla base per cui il rapporto maschio e femmina viene così, marcisce. Diciamo, marcisce, perché nel 90% dei casi il ragazzo finge di volere semplicemente un'amicizia, quando in realtà gli scopi sono altri. Motivo per il quale quando io e Luisa, diciamo, siamo suoi migliori amici da 10 anni, che viviamo insieme, nessuno riesce a crederci, perché secondo me di base alle persone viene in mente che io non posso semplicemente trovarmi bene con lei, ma devo per forza avere un secondo fine che magari neanche lei sa che io sto elaborando nella mia mente da anni. Da 10 anni stai elaborando un piano segreto. Nessun maledico piano segreto, le voglio troppo bene. È mia sorella, davvero, cioè è praticamente mia sorella. Però in generale è sempre quello il punto, dipende sempre dalle persone che siano di fronte, perché anche un'amicizia tra stesso sesso di persone eterosessuali può avere un secondo fine malizioso e degli interessi proprio più beceri, diciamo così, per esempio gli amici a convenienza, le amicizie che semplicemente nascono perché altrimenti ci sarebbe solitudine da entrambi i lati e quindi si sta insieme per non stare da soli, e quindi alla fine c'è sempre una doppia verità di fondo, ma questo dipende sempre dalle persone che stanno di fronte. Comunque voglio ricollegarmi a una cosa che hai detto prima, ovvero che nelle serie TV quanto è assurdo che ogni volta siano migliori amici finisce sempre fidanzati. Ned, scuola di sopravvivenza, il finale loro si fidanzano, ma Ned da sempre piaceva un'altra ragazza. Infatti, e non stavano insieme. Io l'ho vista come una cosa forzata. Io e Mike Hadley, una serie Disney Channel, Nickelodeon, ci ha fatto entrare questo pensiero che due amici sono molto migliori amici e di sesso opposto saranno destinati a stare insieme per sempre felici e contenti. Secondo me è un fatto proprio culturale, cioè abbiamo radici molto più profonde di quello che pensiamo, per cui quando vediamo due ragazzi molto amici pensiamo questi si fidanzeranno, perché noi neanche ce ne accorgiamo, ma abbiamo tante di quelle influenze da sempre che ci hanno portato a pensare questo e non che semplicemente due persone sono amiche. Io penso che l'amicizia tra maschio e femmina abbia dei benefici assurdi, che io penso proprio ci sia un complotto di base, cioè non vogliono farti conoscere tutti questi benefit perché altrimenti diventeremo delle persone
troppo mature e troppo intelligenti rispetto a quello che dovremmo essere. Perché davvero, raga, io, avendo un migliore amico maschio, ho una marea di informazioni del mondo maschile che altrimenti non potrei avere, che mi hanno fatta crescere tantissimo, cioè mi hanno aiutata proprio tanto nelle esperienze di vita quotidiana. Cioè io anche quando devo avere a che fare o mi approccio con un ragazzo, io ho tante skill a disposizione che lui proprio mi ha fornito. E anche quando io, per esempio, non capisco gli atteggiamenti di un ragazzo, lui li sa interpretare perfettamente. Stessa cosa all'opposto. E questa è una roba che, per esempio, a me che sono femmina, una mia amica femmina non riuscirebbe mai a darmi. Ma poi questa è proprio la cosa che prima mi viene in mente, cioè del rapporto che si può avere con un altro maschio che magari ti interessa, ma ci sono tantissimi benefit di essere amica con un ragazzo e viceversa. Per quanto mi riguarda, questa cosa l'ho notata davvero molto precocemente, perché mi ricordo che quando ero piccolo, magari alle medie, primi anni del liceo, io con i miei amici ragazzi, se provavo a parlare di qualcosa che andava di fuori, di temi come Pokémon, calcio, comunque cose di divertimento, provavo a parlare più delle mie paure, della mia persona, ero visto come un coglione. Cioè quei ragazzi si poteva solo fare, come dire, branco, a urlare, a divertirsi, mentre le ragazze inizialmente, le figure, come poteva essere mia sorella, comunque le mie amiche in generale quando ero piccolo, con cui potevo parlare più di me, delle mie emozioni, di cosa mi faceva star male, senza essere preso in giro. Col tempo poi fortunatamente ho conosciuto anche altri ragazzi con cui si può non essere solo animali, ma parlare di tutto. Quindi non per forza le amicizie maschio e femmina sono per secondi fini. Io con tantissime ragazze mi trovavo molto meglio, i ragazzi mi hanno dato molto di più e mi hanno fatto riflettere molto di più, tra l'altro su alcune visioni che avevo offuscate, perché avevo sempre visto un unico punto di vista che era magari quello maschile. Noi ormai siamo abituati che i maschi devono portare il blu, le femmine devono portare il rosa, e a questo corrispondono tutta una serie di atteggiamenti che si possono assumere, di pensieri che si devono avere, e è come se fossimo schematizzati, cioè i maschi devono fare questo e le femmine devono fare quest'altro. In realtà però, se ci si intreccia e si scopre il mondo opposto, del sesso opposto, si possono scoprire tantissime cose, tante cose che ci possono essere davvero tanto utili. Vi voglio fare un esempio molto facile. Con le mie amiche da sempre mi parlano della paura che hanno quando tornano a casa la sera, della paura che magari gli crea quando vengono fischiate da sconosciuti o robe del genere. Avere delle amicizie femminili ti aiuta anche a capire il punto di vista femminile, e quindi in un futuro, quando avrai una relazione, capirai anche come essere più rispettoso verso una ragazza, dato che nella maggior parte delle situazioni tra ragazzi si tende a non portare chissà quanto rispetto alle donne, anzi a fare molte battute riguardanti loro e a sminuire problematiche femminili. Magari, stando tanto a contatto con un'altra persona, si può creare una potenziale tensione sessuale. Cioè magari in un momento o in un altro, un momento di debolezza, ci può essere la gaffe che dici: ok, questa è una persona che conosco, con cui ho confidenza, con la quale mi trovo bene. Ma in un momento di debolezza uno ci può cadere a dire: mo adesso mi spingo oltre nel rapporto e faccio nascere qualcosa di nuovo. Capita spessissimo. E non c'è niente di male, poi, anzi le migliori storie nascono tra amici. Però l'amicizia finisce. Cioè questo è il punto. Il punto è che magari uno ha un momento di debolezza, però poi dopo deve essere consapevole che quel momento di debolezza porterà alla fine del rapporto. Però diciamo che un momento di debolezza può costare caro, perché poi c'è sempre da mettere sui due piatti, no? Cioè va bene? Vale la pena rovinare questa amicizia per un momento di debolezza? Oppure è più importante? Io quello che penso è che se magari il momento di debolezza è tipo, che ne so, io reputo la mia amica Alice è molto carina, una sera finiamo magari a letto, poi non c'è niente. Ok, però io poi non sono più suo amico se non nascerà niente. Cioè è difficile avere il rapporto di prima, dopo che siamo finiti una volta a letto. Se invece voglio avere un rapporto serio con quella persona duraturo, capisco che non è solo una mia amica ma voglio essere mia moglie, in quel senso ti esponi, ci sta. Ma bisogna sempre vedere anche l'altra persona. L'amicizia tra maschio e femmina può esistere? Certo che può esistere. Esiste? Certo che esiste, ma sempre a delle condizioni. Come ogni rapporto ci sono dei rischi, ci sono dei benefici, ma la cosa più importante è essere sinceri con l'altro, perché se si è sinceri e si imposta un rapporto in maniera sana, allora potrà nascere anche l'amore, potrà nascere qualsiasi cosa, chi lo sa. Ma se già la base non è veritiera e si hanno sempre dei secondi fini, sarà molto difficile. Fateci sapere ovviamente la vostra opinione, quello che ne pensate di questo argomento, e ci vediamo al prossimo video.